Buongiorno! Stiamo cercando! Ok, ci siamo! Allora, buongiorno! Quarta settimana di novembre, allenamento per il massimo consumo di ossigeno. Andiamo subito, fase di riscaldamento, 90 rpm, per 5 minuti a fondo lungo, poi faremo 5 minuti fondo lento e 5 minuti fondo medio. Abbiamo detto massimo consumo di ossigeno, allenamento che serve a far comparire il più tanto possibile la presenza di acido lattico. Quindi dobbiamo allenare questa situazione, questa caratteristica. Oggi settimana di scarico, quindi lavoreremo un po' con meno intensità, ma comunque grandissimo lavoro di qualità. L'allenamento circa 1:30. Questo è il terzo allenamento per chi si allena 3 o 4 volte, mentre il quarto allenamento per chi ha deciso la strada delle 5 sedute settimanali. Spero che il programma stia andando bene e una cosa a cui tengo riguarda l'allenamento della resistenza. Abbiamo detto che l'allenamento della resistenza verrà pubblicato con il grafico, proprio perché il sottoscritto l'allenamento della resistenza lo fa il sabato o la domenica e il 99% delle volte uscirà quando non potrà effettuare l'allenamento indoor, sicuramente, però avrei troppo spezzato la cosa facendo uno sì, 10 no, uno sì, 10 no, quindi abbiamo deciso di optare per mettere sullo schermo un video, non il sottoscritto, ma un grafico. La cosa importante comunque, gli allenamenti sono gli stessi, da eseguirsi su strada o indoor. La parte da fare su strada la potete trovare all'inizio del video specificata, ma la cosa importante in questo periodo, quando usciamo, non andiamo a forzare, non andiamo a rispondere a nessun tipo di attacco, perché non è questo il periodo giusto. Le ruote gliele faremo mangiare, la polvere gliela faremo mangiare e le ruote gliele metteremo avanti più in là. Ok, andiamo ad aumentare il rapporto. Fondo lento.
a specificare il lavoro per quanto riguarda la frequenza cardiaca. Mi sono arrivati dei messaggi in cui mi si chiede come faccio a passare dal fondo lento a un lavoro in soglia che dura magari solo 20 secondi e raggiungere in 20 secondi la frequenza cardiaca del 90-95% rispetto alla frequenza cardiaca massima. Ora, sicuramente in 20 secondi la frequenza cardiaca non arriverà così in alto, però, come ho detto la scorsa volta, io devo ricordarmi quale rapporto uso con le stesse RPM quando invece l'esercizio magari dura un minuto e in quel minuto riesco ad arrivare in soglia. Quindi andrò a mettere subito quel rapporto perché so che quello è il rapporto che con quelle RPM mi fa lavorare in soglia. Ecco quindi il perché devo prestare la massima attenzione quando eseguo gli esercizi e il perché, secondo il mio parere, a meno che non voglio solo fare defaticamento, ma anche io ho i miei dubbi, perché mi metterei a esercitarmi per la pedalata rotonda, comunque i miei dubbi sono di fare nulli davanti a un film. Non va bene. Quello magari devo fare fisioterapia, ma non certo allenamenti specifici. Un'altra cosa che mi è stata chiesta è come faccio in 3 minuti da magari dal 95% a tornare al 70-75%, quindi al fondo lungo. Ok, si fa però magari qualcuno ancora non riesce, quindi questo già potrebbe essere un elemento di paragone per vedere se questa preparazione mi fa migliorare questa cosa. Però se così non dovesse essere, intanto cambiamo 3, 2, aggiungo resistenza. Se così non dovesse essere, posso avere 2 possibilità. La prima, allungare il recupero, magari invece di 3 minuti ne vado a fare 4 a fondo lungo, fino a che non raggiungo la giusta frequenza, oppure vado a rallentare le RPM in modo che in 3 minuti possa raggiungere la frequenza cardiaca richiesta, il livello richiesto. Ma ripeto, è una bella sfida arrivare a raggiungere nuovi limiti, no? Magari adesso per recuperare ci metto 4 minuti, fra 3-4 mesi
per recuperare ce ne metto due, e quello in gara o in sfida con i miei avversari o compagni vuol dire tantissimo. Intanto siamo sempre a 90 rpm e siamo molto meglio. Cento rpm. Sempre tecnica di pedalata. Serie composte da un minuto e 30 a fondo medio a 60 rpm sui pedali e 30 secondi fondo medio veloce a 90 rpm seduto. Per esempio, questa è una base. Noi siamo adesso, stiamo lavorando alla F a fondo medio, 80-85%. Dopo dovrò calare un po' di pedalate, no? Perché ora sono a 100, dovrò andare a 90 a fondo medio veloce. Quindi sicuramente andrò ad aumentare da questo rapporto, da questa resistenza, andrò ad aggiungere resistenza in modo da raggiungere il fondo medio veloce. Se lo raggiungo, mi stampo in mente quel rapporto e poi il trascorrere del tempo migliorerà. Fidatevi. 5 secondi e andiamo sui pedali. Aggiungo resistenza. 60 rpm. Cerchiamo di ricordarci il rapporto che abbiamo usato prima.
tutti, ok? Aggiungo resistenza. Ragazzi, è molto gratificante vedere che il canale sta prendendo piede, iniziano ad arrivare le prime domande, i primi quesiti, perché tutti abbiamo voglia di migliorare, di mettere le ruote davanti ai nostri avversari o ancora di più ai nostri compagni di squadra. E è gratificante ancora di più ricevere i complimenti di chi già sta seguendo il programma e vede, inizia già a vedere i miglioramenti. Adesso, appena ne avrò la possibilità, andiamo giù, via! Su! Appena avrò la possibilità, vi pubblicherò un po' di questi messaggi di chi già si trova bene, di chi già ci fa le congratulazioni. Ripeto, se non fossi convinto del programma, non ci avrei messo la faccia. Questa è la terza serie, ne dobbiamo fare quattro in totale, eh? Di nuovo su! Cosa
aspetta dopo. Una volta conclusa la quarta serie, abbiamo 40 secondi, fondo medio, 90 rpm, 20 secondi in soglia a 90 rpm, quindi facciamo un fartlek con un rapporto 1 a 2, cioè si recupera il doppio di quanto si lavora, un fartlek con aumento di resistenza. Partiamo come base per arrivare in soglia dal rapporto che abbiamo adesso quando facciamo i 90 rpm a fondo veloce. Andremo ad aggiungere un po' di resistenza. Pronti? Giù! Veloce! Ok, alleggerisco, fondo lento, scusate, fondo medio, 40 secondi, poi in soglia 20, per 8 volte. Via! Seconda serie. Aggiungo resistenza. Apro. Terza serie. Aggiungo resistenza. Quarta serie. Se il rapporto è giusto, con l'andare delle serie arriverete anche in 20 secondi in soglia.
aumento di resistenza. Finisco. Quinta serie. Aumento. Alleggerisco. Sesta serie. Aumento. Alleggerisco. Ancora due. Aumento. Alleggerisco. Ottava serie. Pronti? Via! Apro tutto! Il recupero di cui parlavamo.
e andrò a rimettere il rapporto che ho usato nei primi 5 minuti a fondo lungo, lì magari ho fatto a 100 rpm, qualcosa meno allora di resistenza, per andare a fondo lungo a 90 rpm. Io l'ho raggiunto. Vediamo voi se avete fatto prima di me o no. Se non è così, prendetevi un altro minuto, stoppate il video e poi ripartite. E chi è riuscito? Meno di 45 secondi, più precisamente ne mancano 35. Allora, adesso andiamo a fare due serie a 80 rpm, tutti gli esercizi, un minuto a fondo lento, un minuto a fondo medio, un minuto in solito. Poi lo rivediamo, senza sosta. Pronti? Via! Aggiungo resistenza, un minuto, fondo lento, 80 rpm. Qui anche dovrò aggiungere la resistenza. Le pedalate rimangono invariate. Pronti? Aggiungo resistenza. Fondo medio un minuto, sempre a 80. Andiamo in soglia, un minuto, due, uno, via!
Alleggerisco! Fondamento! Aumento de resistencia, fondo medio. Aumento, via, ¡abro tutto! Adesso, stessa cosa, ma a 85 RPM, quindi più agili. Ragazzi, scusate, mi è asciugo molto, ma a differenza vostra ho i fari per illuminare quasi puntati addosso e il calore si sente, ma comunque si va avanti. Allora, un minuto,
fondo lento, 85 RPM, via. Diciamo che chi usa i rulli, la resistenza dovrebbe essere la stessa, con un rapporto in meno, quindi un dente in più, diciamo. E chi usa la spin bike, circa un quarto di giro in meno. Aggiungo resistenza con resistenza sempre 80 RPM. Aggiungo resistenza, fondo medio. Ti preparo per i minuti in soglia.
3, 2, 1, via! Recupero, apro tutto, ok, terza serie, diciamo, andiamo come sempre, come abbiamo fatto finora, ma al 90 RPM. Venti secondi, iniziamo. Ok, aggiungo resistenza. 90 RPM. Fondo lento. Aggiungo resistenza.
Pronti? 2, 1, aggiungo resistenza. Apro! Fondo lento! Aggiungo resistenza, fondo medio. Dieci secondi, andiamo in soglia! Pronti? Via! Mi raccomando, reintegrarsi bene prima, durante e dopo, sia su strada, ma soprattutto
Indora. Su con me. Andiamo un po' su per alleggerire la zona bassa. Ormai è molto tempo che è lì seduta e con il sudore, con il tanto sudore, potrebbero magari formarsi delle piccole piaghe, dei piccoli arrossamenti, magari che vanno ad influire poi sui nostri allenamenti. Quindi andiamo un po' in fuorisella per evitare questo. Con me funziona e credo funzionerà anche con voi. Ora, tra un minuto, cosa facciamo? Andiamo a fare una salita di un quarto d'ora che andrà a concludere la parte centrale dell'allenamento. La effettueremo in questo modo: 6 minuti fondo medio 80 rpm. Poi andremo 6 minuti fondo veloce a 85 rpm. Scusate, 6 minuti fondo medio a 85 rpm. E poi 3 minuti fondo veloce a 90 rpm. Quindi partiamo da 10 secondi, 6 minuti fondo medio 80 rpm, salita di un quarto d'ora e terminiamo la parte centrale. Via! Ricordiamoci, prima che abbiamo messo, io me la ricordo. Mi raccomando, la pedalata tonda, spingo e tiro. Take you.
Siamo a 3 minuti, mancano 12. In questo modo ancora te. Think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless prayer. I stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment, cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. You'll break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless prayer. Some things never change, never change. Oh, redemption. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars. Tra appena 25 secondi andiamo ad aumentare le RPM, rimanendo un poco meglio. Quindi devo anche voi con il tipo di rapporto da utilizzare. Pronti? 5, 4, 3, 2, 1. Via! Rimaniamo
del livello richiesto. Meno di 4 minuti a questo ritmo. Sto lavorando all'87%.
2 minuti al termine. Un minuto, poi andiamo a fare 5 minuti a fondo lento a 90 rpm, iniziando così la parte del defaticamento. Sempre il defaticamento lo potete allungare a vostro piacimento. Thank you.
20 secondi, andiamo a fondo lungo per terminare anche questa seduta di allenamento. Nella prossima seduta,
Spero che anche questa volta il tempo sia volato. Il che significa che abbiamo fatto un gran lavoro. Mi raccomando, iscrivetevi e fatevi iscrivere altra gente al canale per migliorare sempre di più. Tutti insieme, vi aspetto al prossimo allenamento. Ciao!